once again. Poi anche i fanciulli che fanno parte della classe virtuale che stiamo costruendo nelle case, nelle abitazioni di questi ragazzi, e sono Kevin Nato dalla Fasano e Angela Pastoressa da Vittoria. Ho 19 anni. Ah, 19 anni. Bene, allora, senti, ma da quando canti? Beh, fin da quando ero bambino, grazie a mamma ho scoperto questa passione che pian piano si sta trasformando in un vero e proprio lavoro. Ascolta, vogliamo ricordare, perché io ti conosco, siccome hai partecipato al format Stella del Sud. Allora, Kevin, che cosa ci hai preparato? Ho preparato italiano o straniero? Italiano, di De Gregori, la leva calcistica del 68. Ma davvero, la leva calcistica del 68, va bene. Allora, sei pronto? Certo. No, Kevin lo suonerà al pianoforte, quindi sì, io inviterei ad andare al suo pianoforte magari per l'edizione. La di Fasano, che interpreterà una canzone di Francesco De Gregori, e se non sbaglio suona anche lui, se non sbaglio. Vediamo. Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira. Sembra un uomo con le scarpette di gomma dura, in 12 anni il cuore pieno di paura. Ma Nino non aver paura, sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dalla fantasia, e chissà quanti ne hai visti, quanti ne vedrai, di giocatori tristi che non hanno vinto mai, ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro, e adesso vedono dentro di me, che sono innamorati da 10 anni, una donna che non hanno amato mai, chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Nino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento, allora mise il cuore dentro le scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto a Pietro aveva incollato, entrò nell'aria, tirò senza guardare il portiere, fece passare. Ma Nino non aver paura, sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Quindi scrivo già. Lo vedi, si vede, sono parecchi anni. Credo che la,
alla fine scriverai per Angela e così faremo una come dire, che viene fuori dalla produzione videomedia. Bellissimo, bene, bene. Allora, Angela, un aggettivo su Kevin e Kevin un aggettivo su Angela. Coraggio, Kevin, coraggio, coraggio. Ah, per me è stata molto espressiva, mi è piaciuta molto l'interpretazione che ha dato al brano. Angela è molto romantico. Bene, dopo questa noi chiudiamo questa puntata di Social Voice con gli amici Andrea Savoia e Paolo Daniele, che spero di rivedere in un'altra puntata. Vediamo, no, vediamo. Chissà se l'appetito, visto che parlavamo prima del bere, eccetera, chissà se l'appetito che mangiato meno. Ok, grazie a Kevin, ci vediamo per la prossima fase, anche con Angela, e buona continuazione dei nostri programmi. Ciao! Ciao a tutti! Ciao!